Eccoci con Chiara, ciao. La coreografa di Sweet Hope. Allora, ti dico subito l'impressione che ho avuto io. Ho avuto un'impressione di sentimenti agli opposti, quindi da una gioia pazzesca si è passati a una fragilità quasi da commuovere. È il messaggio che volevate trasmettere? Guarda, quando abbiamo iniziato a lavorare su Sweet Hope, abbiamo lavorato con molta umiltà sul tema della speranza, o perlomeno cosa significa un punto di vista della speranza nella realtà contemporanea. Quindi l'intento originale dello spettacolo non era tanto quello di dare una mia visione, una nostra visione della speranza, quanto di affrontare il tema sotto vari punti di vista. Chiaramente c'è stata una ricerca di materiali, una ricerca di testi, immagini che si sono tradotte in varie scene. In qualche maniera credo che la direzione sia stata quella di rendere nello spettacolo dei cicli. Ok, quindi quello che dici tu della felicità e l'infelicità, quindi uno sviluppo che va verso l'alto e verso il basso, verso l'alto e verso il basso. Chiaramente potendo durare molto di più, probabilmente potevano esserci molti più cicli all'interno dello spettacolo. E quindi questa cosa del cadere ma continuamente ricominciare. Capito. Accade alla metà dello spettacolo e nel finale, che dici tu, è forse un po' la sintesi, questi omini di carta. L'incontro con l'altro, che forse in tutto lo spettacolo è stato fallimentare, un tentativo di stare insieme, di rincorrersi, che alla fine compie se stesso, cioè trova questa dimensione per cui questi due omini di carta così leggeri riescono a stare in piedi e sopravvivere nella folla, no? All'interno delle altre coppiette. Sono gli ultimi che resistono. Sì, sono gli ultimi che resistono. Un messaggio di speranza. E dopo di loro ce ne saranno altri, quindi è come se un po' dopo di noi entrano queste nuove persone. Non è un caso che la scena finale sia senza i performer, quindi è stata proprio una decisione. Noi usciamo e rimangono queste coppiette. All'inizio sembra una sala da ballo e leggermente cominciano a tremare, a danzare finché cadono e questa coppia rimane alla fine in piedi. Per concludere vogliamo menzionare, qui non c'è però mi sembra giusto fare il suo nome, la tua compagna di performance. Certo, dobbiamo menzionare tante persone, Maru Rivas Medina, che è chiaramente la compagna del viaggio. Chiaramente poi questo spettacolo parla anche di un esodo, di un viaggio, dell'idea che ognuno di noi viaggia per trovare il posto in cui stare. E Moritz Zavanstekle, che è il light designer, Mauro Casappa, il sound designer, e Riccardo De Torrebruna, che ha curato in maniera molto intensa la drammaturgia dello spettacolo. Quindi un'equipe forte che ha creduto in questo progetto e è arrivata a portare questo lavoro, penso, ad un livello di ricerca molto onesta e molto intensa. Grazie mille Chiara, grazie. Speriamo di rivedere altri tantissimi spettacoli. Va bene, ciao, grazie. Ciao.